Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Volevo fare un video tag che ho già registrato per ben due volte e tutte e due volte non era come volevo. Uno perché comunque ero sempre interrotta all'entrata di mia madre in casa. Il secondo motivo è perché l'audio andava più avanti rispetto al video e non so per quale motivo lo sto registrando. Oggi vedete la mia faccia che non sto propriamente bene e ve lo racconterò sicuramente nel video che uscirà domenica. Questo video parla è un video tag e il video tag si chiama Le mie 10 domande. Io l'ho visto sul canale di Tiziana Vita in Germania. E come sapete, purtroppo non sto vedendo i suoi commenti sotto al video. Ai video non so per quale motivo YouTube sta facendo questo gioco, questo scherzo. E però mi arrivano le notifiche sia di mail che su YouTube, l'app di YouTube, che lei mi commenta e la ringrazio. Mi dispiace per questa cosa. Mi dispiace per questa cosa che non riesco a leggere i suoi commenti sotto i video, non so più che cosa fare, ho contattato anche YouTube, ma se non hai la monetizzazione non ti si fila per niente, quindi non so più che cosa fare. Comunque, Tiziana, scusami, ti leggo tramite le notifiche di YouTube che mi arrivano tramite email. Cominciamo subito con il video, che sa, ho fatto una premessa alquanto lunga. Andiamo a leggere subito le domande. Prima domanda: quando sei nata? Io sono nata il 14 agosto del 1990, ho 31 anni. Seconda domanda: chi ti ha invogliato ad aprire il canale? È stata una tua scelta. Allora, nessuno mi ha invogliato ad aprire il canale. È stata la mia scelta un po' perché mi piace registrare video, soprattutto video vlog, e ho iniziato un po' per scherzo, un po' per pubblicizzare le mie creazioni e anche se in futuro per poterle vendere. Comunque sto pubblicando sul mio Facebook e sul mio Instagram, che trovate qui sotto, linkata nelle box informazioni. Terza domanda: qual è il tuo difetto più brutto? Io ne ho tanti difetti, forse i principali sono il fatto di essere parecchio permalosa, e un altro è quello di avere le lacrime facili, che io mi metto a piangere un po' per tutto, infatti non posso litigare con nessuno perché sono prima, dopo uno schiaffo o una parola fatta male, mi metto a piangere o non parlo proprio di più a quella persona. Quarta domanda: come sei vestita? Allora, ho questa felpa verde, come chiuso da lampo, che ha questi disegni, questo maglione sotto a righe e dei pantaloni della tuta blu. Quinta domanda: cambieresti qualcosa del tuo fisico? Se sì, che cosa? Allora, sicuramente la mia pancia, che è la che è un po' più in evidenza. E sicuramente i denti, farei qualcosa per cambiarli, anche se per parecchi anni e per due volte con due dentisti diversi ho portato l'apparecchio mobile che non è servito a niente. Sesta domanda: che panino del McDonald's preferisci? Allora, io ho iniziato ad andare al McDonald's a quasi 18 anni, perché prima non ci andavo. E i primi tempi prendevo il McToast, ultimamente ero entrata in fissa con il cheeseburger o double cheeseburger, dipende dal periodo. Quindi io prendo il cheeseburger. Settima domanda: qual è l'ultima cosa che hai comprato? Io personalmente non mi ricordo qual è l'ultima perché non compro abbigliamento, non compro niente, forse due abbigliamenti l'anno scorso. Sicuramente avrò comprato qualcosa di sartoria, tipo qualche filo, qualche chiusura lampo, roba del genere. Ottava domanda: il tuo film preferito?
Non ho un genere di, cioè non ho un film preferito, io guardo un po' tutti i film, a parte quello, il trash, i comici, non ne vedo. Il primo che mi viene in mente è Ricatto d'amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, quindi che mi piace molto vedere, o anche L'amante e Un momento di follia con Vincent Cassel. Cioè, i primi che mi vengono in mente sono questi. Nana domanda, qual è il telefilm che segui o che seguivi? Allora, che seguivo, ne avevo tanti telefilm tipo La Tata, tipo Le Streghe, Will, Principe di Bel-Air. Che seguo, a parte Un Passo dal Cielo e Doc nelle tue mani, non vedo altro. Decima domanda, qual è la tua attrice preferita e l'attore più bello? Attrici italiane, direi sicuramente Anna Valle, una delle mie attrici preferite, anche se fa parecchi film pesanti come Soraya o come la serie TV Sorelle, fa film abbastanza pesanti, ma è una delle mie attrici preferite italiane. Straniere, quasi nessuno. Attore più bello, direi Kevin Costner, per quelli stranieri, per gli italiani direi Lino Guanciale o Daniele Liotti. Questo è tutto, sono 10 domande, comunque chi lo vuole fare lo può benissimo fare, se riesco vi lascio qui sotto nel box informazioni le domande. E questo è tutto. Mi lascio al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commento e lasciare un like. E ciao!